maglia di Stefano Maiorano. Stefano, arrivata questa sconfitta nel derby col Benevento, adesso bisogna ripartire subito. Ma una sconfitta che secondo me è contro una squadra forte. Pure se non fa un calcio bellissimo Benevento, ma è una squadra forte, ha giocatori importanti e secondo me tra loro e Lecce alla fine se la giocheranno fino alla fine. Quindi ci sta pure la sconfitta contro, tra noi e loro ci sono 30 punti di differenza, quindi ci sta pure una sconfitta contro il Benevento. Però in campo almeno noi abbiamo lottato fino alla fine e comunque ci sta un rigore che poi ho rivisto nettissimo su Diopa al 90esimo. Comunque poteva cambiare tutto. Sì. Adesso si andrà ad Andria, una squadra arcigna, la squadra che probabilmente al Menti nel giro d'andata tu non c'eri, infortunato, ha messo più in difficoltà la Juve Stabia, soprattutto nel secondo tempo. L'Andria ha creato 3-4 occasioni nitide che poteva tranquillamente vincere al Menti, quindi una squadra molto forte che subisce poco in difesa. Sì, ero in tribuna quella partita, ho visto un primo tempo, non mi fece una grande impressione, un secondo tempo gioco benissimo e rischiamo la pareggiarlo e alla fine rischiamo pure di perderla quella partita. È una squadra di categoria, una squadra che subisce poco, è una buona, quasi salva, quindi sicuramente noi avremo qualcosa in più. Adesso mancano 6 finali, la salvezza è ancora tutta da decidere, sia per la Juve Stabia così come il Monopoli, il Catanzaro, tutte squadre che stanno lottando. Come arrivate a queste finali? Perché sono in pratica sono 6 finali da lottare. Come arriviamo? Arriviamo che ci dobbiamo salvare al più presto possibile e quello è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Quindi sono 6 finali da qui alla fine. Un'ultima domanda da parte mia. Tu hai praticamente cominciato a giocare da gennaio, sei un nuovo acquisto della Juve Stabia. Non a caso con il tuo ritorno in campo le prestazioni della squadra sono migliorate. Fisicamente senti di migliorare man mano col passare del tempo e giocando sempre più partite, che sei stato fermo comunque parecchi mesi? Sì, ma questa è una cosa normale. Già sono con Matera mi sentivo al 100%, poi ho avuto un po' di difficoltà contro il Benevento perché comunque i recuperi sono un po' più lunghi miei. Però sto bene fisicamente, sto bene e voglio fare bene fino alla fine. Per conquistare questa salvezza e poi si vedrà. Ecco, come diceva il collega un attimo fa, la Fidelis Andria è una delle difese migliori, diciamo, dei campionati italiani. C'è chi dice forse per i Norini anche meglio della difesa della Juventus in Serie A, ma a parte questi che non sono altro che numeri, quale deve essere l'atteggiamento della squadra per giocarsela come fosse la finale? Ma come siamo scesi in campo ultimamente, quello deve essere la Juve Stabia. Come siamo andati a Caserta a pareggiare, come siamo andati a Catania a prendere il pareggio. E alla fine stiamo bene, quindi stiamo bene fisicamente, mentalmente, e dobbiamo cercare di fare quello che stiamo facendo ultimamente.